22 dicembre 1419. Muore l'antipapa Giovanni XXIII. Al secolo Baldassarre Cossa. Napoletano, di nobile famiglia legata alla dinastia angioina, scalò rapidamente i gradini della carriera ecclesiastica. A 32 anni era cardinale. Impiegò le sue doti di scaltrezza politica e di energia e le enormi ricchezze tentando di ricomporre lo scisma d'Occidente, facendo da intermediario tra il nuovo Papa romano Gregorio XII e l'avignonese Benedetto XIII. Ma le sue trattative fallirono. Protagonista del Concilio di Pisa, fu eletto Papa il 17 maggio 1410. Francia, Inghilterra, parte della Germania ne riconobbero la legittimità. 5 anni dopo, costretto a fuggire da Roma, si rifugiò nel castello di Sciaffusa sotto la protezione del duca d'Austria Federico IV d'Asburgo. L'imperatore però pretese che Giovanni XXIII fosse riconsegnato e lo imprigionò. Nel novembre 1417 venne eletto Papa Martino V, il quale iniziò le trattative per la sua liberazione. Nell'aprile 1419, versando 30.000 fiorini, la sua prigionia terminò e pochi mesi dopo anche la sua esistenza terrena.